Eccoci su Yo-Kai Watch 2 Randomizer. Arriva la tempesta perché secondo le previsioni c'è un tifone che potrebbe essere peggiore da anni. Certo che al Giappone non ne va mai bene una. E i tifoni, gli uragani, i terremoti che ci sono ogni giorno, il maremoto, perché se no non va bene. Tutto ci dava questo povero Giappone, ma un po' una giornata tranquilla. Comunque sì, direi che andare a caccia di tempeste non è proprio Le male, eh. ali di un'aquila! Più forte! Su, giù, su, giù! Ma non potevamo metterci Claudio Moneta, dato che lo doppia lui? Cioè, lo doppia lui nella canzone, anche nel gioco poi lo fanno doppiare da coso? Da Renato Novara, ecco, Renato Novara. Praticamente che succede ora? Siccome Gibanian e Whisper stanno annoiando e non si può stare dentro casa perché c'è una tempesta che arriva, stanno facendo un po' di allenamento col campo del sergente quadro. E Nate dice a Gibania: sei uno scroccone, non servi a niente, sei inutile. E ovviamente lui si ricorda di quando Amy ha detto che era un gatto patetico. Quindi che fa Gibanian? Piange, giustamente. Vabbè, Gibanian ora scappa. Guarda, ti posso solo dire una cosa. È inutile andarlo a cercare perché basta che lo chiamo con la medaglia Yokai e arriva qui. Le missioni chiave, ma davvero? Cercare Gibanian è una missione chiave a quanto pare, quindi andiamo a cercarlo. Beh, ovviamente piove, giusto? Il Noko ci ha detto che è andato verso il fiume. Eh sì, anche Kanome ce lo dice. Ah, attenzione, eccolo là. Che sta facendo? Sta facendo il gatto? Ah, vuole una nuova padrona? Sì, magari è meglio con lei. Guarda, finché non ti fai vedere da lei, è tutto a posto. Ancora queste due megere, oh mamma mia. E niente, vogliono andare indietro nel tempo e far tornare Gibanian un gatto a quanto pare. Ma è necessario. Anche lo scheletro, bello. Ma perché se scompare lo yokai non scompare anche la medaglia, però? E voi direte: ma Andre Link, la medaglia è scomparsa. E no, perché Nate si ricorda ancora di Gibanian. Gli unici di cui Nate non si può ricordare è quelli che ancora non conosce. E uno potrebbe dire: ma i boss yokai li conosce, se li ricorda, eppure non ha la medaglia. Ma i boss yokai non danno la medaglia. È quello il punto. Non ci hai capito niente? Anche con i tappi di bottiglia che aveva Nathaniel, mica quella era la medaglia, quella era solo il simbolo della loro amicizia. La medaglia invece serve proprio a chiamare gli yokai. E Negatina ovviamente deve scocciare. Senti, signora Negatina, te ne puoi andare? Però Emi non è incantata, solo la madre. Però Gibanian mantiene i ricordi di quando erano yokai. Pina e Gina mi sa che sono un po' inutili. Oh, siamo ad un incrocio particolare. Direi quasi famigerato. Oh, passiamo, va. Tanto è verde. Le macchine si fermeranno. Attenzione. Ma certo, mi ricordo tutto. Mi ricordo perché venni colpito dal camion quel giorno. Noi, Pina e Gina, ovvero le gemelle Kessler, gettare la tua vita solo per salvare un'umana e non una volta ma due. Perché vorresti ripetere l'errore? Valuta attentamente, gatto. Rimpiangerai questa scelta. Mi sacrificherai altre 7 volte per salvare Amy. Io direi di saltare la scena. L'ho vista già 2 volte e mi è bastato. Però almeno Gibanian ha scoperto la verità su Amy, sul fatto che non è vero che ha detto che era patetico, ma il modo in cui è morto era patetico. Comunque, le gemelle Kessler hanno fallito ancora una volta la missione, quindi se ne possono andare a quel paese. Andiamo a parlare con nostra madre che sembrava stressata. Dobbiamo andare sulle orme di papà. Oh cielo, questa è quella dove c'è Dimenticap. Santo cielo, che palpebre quella missione. Sì, ha lasciato gli appunti alla stazione Raggio di Sole. Gli appunti che gli servono per avere la promozione tanto attesa, o no? Promozione significa più soldi significa più giocattoli. Forza, andiamo, mio fedele compagno Whisper. E perché c'è Whisper se avevo messo un altro yokai a seguirmi? Oh, eccoci qua, padre. Purtroppo i documenti non riusciamo a trovarli. E dice che forse erano sul treno oppure no, non si ricorda proprio dove li ha lasciati. Dobbiamo trovare Tartar Cordo, ok. Ma dato che è una randomizer non ci serve Tartar Cordo. Eh già, questa è l'unica cosa buona della randomizer. Per evitare
tutti quegli yokai che ti servono da prendere per andare avanti nel gioco. Ok, nostro padre si è ricordato quello che ha fatto stamattina, ma non ci serve sapere tutto, solo dove hai lasciato i documenti. Quindi i documenti li hai lasciati, non lo so. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine. Ah, l'ho trovata sulla busta marrone. Oh, grande. Perfetto. Padre, ecco la sacra busta. È stata davvero dura, sì. E ha detto che era andato al negozio di bici per comprarci appunto una bicicletta come regalo. E direi che ce la siamo meritata tutta. Oh, splendida, vai. Colorazione da schifo, quindi è perfetta. Se non sbaglio poi si può anche personalizzare, vero? E ora dobbiamo raggiungere il rango B. Andiamo, inforchiamo la bicicletta e raggiungiamo il signor Vitaliano. Per fortuna possiamo andare a San Fantastico con l'aiuto di Traspec, quindi sarà molto più semplice arrivarci, intendo. Bene, il primo yokai... Bene, quindi il primo yokai si trova qui dentro, giusto? Oddio, quanta roba qui, interessante. Voglio andarci, voglio prendere la roba che c'è qui. Ma c'è uno yokai fortissimo qui da sfidare prima. Eccolo qua, squacignolo, vai. Vediamo un po' se è veramente lui. No, ha cambiato. Oddio, com'è che si chiama questo? Sabeno? Che figata. Possiamo... No, non possiamo farcelo amico. No, che schifo. Ok, è andato. Wow, se era duro. Mamma mia. E che cos'è? Una roccia? Una montagna? Vabbè, sì, è ovvio. Dio, c'è velenombra qui. No, lo voglio troppo. Ecco un altro yokai da affrontare, Zardo! Facciamo una cosa veloce, amico mio, eh. Ah, Pioggianna. Andata, facile anche lei. L'altro yokai è viscido, let's go. Ah, è Leosismo, bello. Mica male Leosismo, eh. Dai, potenziamo sto orologio, signor Vita. Vital, bello Vital. Signor Vitalio. Oh, le missioni chiave sono tutte completate, quindi non ci resta che andare ad affrontare i boss di questo capitolo. Bene, sta arrivando il tifone, quindi dobbiamo rincasare presto. È stata una giornata super impegnativa. Oh, ci sono Raylux e Pioggianna. Non mi importa se appartiene alle polpane, mi sono sempre tuo. Eppure a me ti importa se sei uno spiritosso. Sono Romeo e Giulietta, Montechi e Capuleti. Ah, questo deve finire. Ah, lui lo aspetta, posso farlo tutto... Esibizionistima, stanno dicendo che non avrò mai un amore così. Quasi però, eh. Quasi è la parola giusta. Oh no, tu sei... Cioè, chi sono, eh? Questo è lo zio delle feste, quando viene a casa tua, no? Durante le feste di Natale e Pasqua, quello che si ubriaca sempre. Non che si ubriaca, però, che alza un po' troppo il gomito ed è tra l'ubriaco e il sobrio. Ed è la cosa peggiore, perché se è ubriaco almeno è devastato e sul divano. Se è sobrio può quasi ragionare, se invece è tra il sobrio e l'ubriaco è la cosa peggiore che ti molesta. Quindi, non fisicamente, ma a parole, no? Ti prende per il culo tutto il tempo. E anche quelle sono molestie. Prendere per il culo tutto il tempo sono molestie. Comunque sia. Oddio, De Bombrello. Che vuoi, De Bombrello? Mi stai cuocendo sbavimento. È parquet questo, è parquet. Non è l'enomium, è parquet. Questa è roba pregiata, pagata con i sudoti risparmi di mio padre. Se si gonfia è parquet, ti prendo a schiaffi. Ti strappo tutte quante le stecche dell'ombrello e te le faccio mangiare. Controlliamo fuori cosa succede. Il gioco ci obbliga. De Bombrello, che succede? Oh no, sta andando dritto nell'occhio del ciclone. Seguiamolo. Oh mio Dio. C'è Kyubi oscuro, ma che bello. Ti passo dietro, eh. No, ah, c'ha paura di me? Ah, interessante. Guarda questo! Fa la trottola! Fammelo vedere, fammi divertire. Eccolo, you spin me round, vai! Guarda questo! È in T-pose! È in T-pose, letteralmente! Grande! Vabbè, se Raylux e Pioggianna se ne vanno, ci fanno un piacere. Però strano amici giurati, spiritosi e polpani, non possono stare insieme. Dunque, è arrabbiato perché loro si amano e dato che spiritosi e polpanime non possono stare insieme, decide di mandarli via. Grazie, ci ha fatto un piacere. Non piace a nessuno, in più le voci smancerie mi mangiano a manicomio. Oh, senti, Triocchio, tu sei Teen Sing, vero? Yeah. Dunque. Ciclocchio, ma non potrebbero mettere boss e yokai diversi? Allora, chiudiamogli le mani. M-
molto male partiamo. Dai, attacchiamo su. Per fortuna abbiamo yokai che attaccano tutti quanti e tre i punti di nostro interesse. Spero di non dover levare anche qui la mod perché sarebbe un gran problema. Ok. Ok. Vai, cecato. Cecalo. Andiamo là. Torno pinna gialla. Qualità Findus. Oh no, pinna gialla non è Findus. Dai, con queste lancette. Sull'emulatore è pessimo. Sull'emulatore è pessimo questo minigioco. Ma sul DS no. Sul DS andrebbe pure bene. Allora. Allora, devo purificare. Perché se non purifico stiamo messi davvero male. Più che altro a chiudergli le mani serve a non farci incantare. Solo quello. Che poi ovviamente solo alcuni attacchi fanno 999 per fortuna. E solo quando procca la tribù per qualche motivo, per sbaglio procca male. E quindi si prendono... Oh cavoli, oh cavoli. G-Banyan ovviamente ci prende il danno più grande, certo. E non ho per revitalizzare nessuno. No, c'ho una medicina potente in verità. Sempre su G-Banyan, certo. Tracciato malissimo. Mi sarà bloccato il mouse. Vabbè, sì. Ok, l'ha preso non so come, ma va bene. Oh, sti oggetti riattivi? Grazie. Oh, allora. Dai, G-Banyan, però. Non vabbè, però così, Però questo qua è quasi fattibile. Pare. Pare. Ok. Curiamo. No, no, ragazzi, fategli del male perché non può essere, se no, Allora, aspetta, mettiamo solo lui che almeno prende solo lui il danno. Almeno solo uno, se deve andare KO, solo uno. No, ok, bene, bene. Bravo. Ok. Bene, bene, ragazzi, sta andando benissimo. Allora. No, lui è troppo importante perché c'ha Energimax. Gekato è troppo importante. Ok, ha fatto un po', ma non importa. Vai, fa il K. Ok, bene, questo è ottimo. Blocchiamogli l'Energimax, per favore. È andata, mi sa che è fatta, Ma come è mancato? Ma di pozzino! Pessimo, pessimo, pessimo. Ma perché attaccano così tante volte, sti nemici maledetti? Muoviti. Dai, dai, ma è fatta, dai. No, non ancora. Oh, yeah! Vai! Bene. Certo che attaccano tantissimo i nemici. Attaccavano così tanto anche sul gioco normale? Perché è troppo, Noi per fortuna siamo molto più alti di livello, perché sono stato previdente. Ah, Diego Umbrello ci vuole aiutare, ok. E ci vuole diventare amico, aiutare. Biagio, così a caso. Coniglietta mia! Ma dove? Chi è? È G-Banyan la coniglietta? Ah no, ma non c'era lei lì prima? O non l'ho vista io? Che è probabile. Oh, bravi! Rendetevi utile a qualcosa. Whisper, che poi tu puoi volare. Per favore, non fare ste scenate. Riemergi, per favore.
Oh, e anche questa storia finisce in allegria, come è giusto che sia. Questo era il settimo capitolo. Ci stiamo avvicinando alla fine. Domani dovrebbe essere giovedì e ci vediamo con Yo-Kai Watch 4, dove andrò a provare le sfide alla slot Kai. Sono delle sfide particolari, devo ancora registrarle, ma sembrano abbastanza carine da quello che ho potuto vedere. Ad ogni modo, ci vediamo domani. Ciao!